tutti. Allora, oggi volevo proporre una riflessione, o meglio, forse sarebbe meglio dire un esperimento, per cercare di capire come Django Reinhardt, questo grandissimo chitarrista vissuto tra il 1910 e 1956, e ad un certo punto della sua vita si è trovato nella condizione di dover inventare un nuovo modo di suonare la chitarra. Dovete sapere infatti che a causa di un incidente Django Reinhardt perse l'uso del dito anulare e del dito mignolo e quindi si trovò appunto nella condizione di dire continuo a suonare o smetto di suonare. Per fortuna per noi ha deciso di continuare a suonare, ma appunto doveva fare i conti con questo handicap. E quindi oggi non voglio proporvi un assolo, cioè una diteggiatura alla Django Reinhardt, cioè sviluppando solo due dita. YouTube è piena di tutorial fatti benissimo anche, oppure manuali. L'esperimento che invece voglio proporvi è quello di cercare di entrare nella testa di Django Reinhardt in quella condizione fisica, cioè con quell'handicap. E quindi prendo un elastico, e vi invito a farlo anche voi. Leggo le ultime due dita, l'anulare e il mignolo, e quindi da subito io, se dovessi provare a suonare come so suonare le cose, mi sentirei un principiante, perché ho adattato il modo di suonare a tre o quattro dita. Quindi sono un po' un principiante, quindi un po' come Django, tra virgolette, nella condizione in cui disse cosa faccio adesso? Allora, l'esperimento parte dal presupposto che se ho quattro dita mi viene logico, questa parola è importante, logico, ragionare quattro note per corda. Quattro dita, ok. Avendone due penso subito a due note per corda, non necessariamente, ma la logica mi suggerisce questa cosa. Ecco allora forse perché questo genere, gypsy jazz o manouche come dirsi voglia, è basato fondamentalmente su fraseggi costruiti sugli arpeggi, perché gli arpeggi sono gli accordi, cioè le triadi sono semplicemente tre note, possono essere anche di più, però a livello base sono tre note, e quindi già di per sé rappresentano un materiale piuttosto semplificato. Tre note, due dita, per cui lo vedo già molto più vicino come passaggio. Ad esempio l'arpeggio di La minore, che io e come forse molti altri chitarristi magari l'hanno studiato in posizione verticale, perché la logica suggeriva, guarda, è semplice suonarlo così, perché ho La minore, vado a ribattere le note stando in posizione cage, no? Quindi in posizione verticale, ci vado col mignolino perché è comodo, è vicino, è anulare, eccetera eccetera. Se io dovessi farlo invece con due dita, quindi rimetto l'elastico ancora, farei già fatica, perché l'indice suono il la, il do ci posso arrivare, poi mi viene comodo suonarlo con l'indice, e però dopo dovrei fare un salto, e questo se lo devo suonare ad una certa velocità è già difficile. Comunque c'è un saltino, sentite che non è bello fluido, quindi forse Django ha fatto questo ragionamento: Luca, ma perché non lo prendo qui il do, cioè questo, e quindi è molto più semplice, vedete, anche più simmetrico. Quindi la, do, mi, scendo ancora con la, questo passaggio un po' di stretching ma non è assolutamente complicato, e termino tutto con due dita. E quindi risulta già più logico. In più c'è anche proprio, Django non ha solo inventato un modo di suonare, ma anche proprio il suono risultava più profondo, perché questa è una caratteristica fisica della chitarra. E sappiamo tutti che se suono una nota presa sulla terza corda, la stessa nota sulla quarta cambia molto. Quindi il suono risulta più profondo, perché è più spessa la corda, insomma, diverse caratteristiche, diverse componenti. Quindi, benissimo. Quindi abbiamo forse capito che anche per noi, se avessimo solo due dita, potrebbe risultare più logico il passaggio, cioè suonare in questo modo piuttosto che nell'altro con quattro dita. La cosa si evidenzia ancora di più nel momento in cui suoniamo le scale. Allora, difficilmente si sentono, almeno nel gypsy tradizionale, passaggi scalari molto lunghi e ripetuti.
non fa parte dello stile proprio perché era Django che l'ha creato, quindi insomma la cosa va un po' da sé. Però noi insomma la scala di Do la suoniamo così generalmente, con tante altre tesature, ma siamo un po' abituati a suonare, no? Tipo a due note, a tre note per corda, a volte anche quattro, così. Però dobbiamo ritornare alla condizione di prima, quindi lavorare solo con due dita. Allora, la scala di Do, due dita, due note per corda, ecco allora che forse potrei suonare così la scala di Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E abbiamo ottenuto la scala di Do, che anche come effetto ritmico, timing, per tornare indietro. Nella scala forse si evidenzia ancora di più questo effetto qua, e si possono raggiungere anche delle velocità notevoli, perché lo schema anche della mano destra è simmetrico, no? Si ripete sempre il giusto, 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 quindi pennata alternata. Bene, ovviamente ringraziamo Django per aver creato questo stile, aver anche un po' sofferto duramente per cervellarsi e creare questa cosa. E poi Django ovviamente non solo fu un grande chitarrista, forse il primo guitar hero europeo, ma aveva anche delle grandissime idee musicali, per cui ci ha lasciato, oltre che appunto uno stile chitarristico tutto nuovo, anche delle bellissime composizioni. E niente, spero che questo video vi sia risultato un po' di stimolo, vi sia piaciuto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!